bringing city where the heart beats loud. I stand tall, face the crowd, break through the cloud. In this rap game, I found my voice, turned the struggles into rhymes, made a choice. It's a journey through the verses, every line a mile. On this road of life, facing challenges with a smile. The beats in my heart sync with the street. In this concrete jungle, find my own beat. I hustle with my words, grind with my rhymes. In the city of dreams, where stars always shine. Every setback, every fall, just a setup for the rise. In the rap game, where the truth never lies. I'm a poet on the mic, spitting life's poetry. In the struggle, in the hustle, find my symphony. So listen close to the words I spray. In this rap game, I'm here to stay. In the rhythm of the city, where the heart beats loud. I stand tall, face the crowd, break through the cloud. In this rap game, I found my voice, turned the struggles into rhymes, made a choice. Yeah, it's about that paper. Let's get this money. Dollar bills, y'all. Better recognize the hustle. I got a dream to stack my chips up high. $1 million or maybe even more in the sky. Every day I grind, every night I chase. The almighty dollar is the American way. From the streets of Compton to Wall Street's fame, we all got that same game, just a different name. It's the love for money, drive us all insane. But when you get paid, life ain't never the same. Nah. Dollar dollar bill, y'all. 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 It's all about those dollars, baby. Benjamin Franklin on that green paper. I work hard for my money, ain't no taker. They say it can't buy happiness, but I call it a bluff. When you ballin' like this, life feels so rough. From pennies to quarters, dollars and dimes. The more you got, the higher you climb. It's a currency chase, some lose and some gain. But in this dollar rap, we all reign. True. Dollar dollar bill, y'all. 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 It's all about those dollars, baby. Dollars, baby. Now let me break it down for you one more time. A dollar in your pocket means that you're on your grind. So chase that paper. Never lose sight, cause when the sun sets, we all strive for that light. Alright! Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. It's all about those dollars, baby. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. It's all about dollars, baby. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. But please give me one more thing. Just a few more dollar bills in my pocket when I wake up and sing. Late night in the city, everything's illuminated. A crowd's being committed. Now it's time to navigate. The streets of darkness, where danger seems to thrive. It's a high speed chase, and we're just trying to stay alive. Criminal on the loose cells, they left without a trace. We got the naked model, now it's time to give chase. Voilà ragazzi, buonasera, ben arrivati live raga, buonasera a voi. Salve, buonasera, buonasera Paolo, brasiliano, Benedetta, Top Gun, Andrea, Laura, Son Goku, Super 33, gli occhi di Willy, Daniele, Magazzini... Andrea, buonasera, buonasera Stefano, che ho mangiato stasera? Pizza! Stasera pizza, se cambia! Se ho cambiato per una volta. Ciao Denise, ciao Lorenzo, ciao Franzi, Mattia, buonasera, buona siesta. Allora, siamo tornati su House Flipper, buonasera Momotta, ciao MCenz,
Buonasera, allora oggi ci facciamo un contrattino però, dai, cominciamo con un piccolo contrattino. Facciamo qualcosa di diverso, la volta scorsa abbiamo sistemato un po' la casa, oggi ci facciamo un piccolo contrattino così, portiamo avanti anche questa cosa qua. Allora, iniziamo l'incarico, dai. Ciao a tutto gas, buonasera. Che devo fare? Che devo fare? Slow children. Andate piano che passano i children per di qua. Copione, io, Daniele, pa, pizza. Non mangiavo pizza dall'anno scorso. Non mangiavo pizza da... 2 mesi. Avevo mangiato pizza l'ultima volta a Natale. Ciao Lorenzo, mentre gioco... Vai Andrea. Allora, come far, ca? Vabbè, noi entriamo e vediamo. Qualcosa la troverò da fare. Che hai a fare? Devo vendere? Cosa vendo? Cosa vendo? Ce la vendo, ce la vendo. Bella cinghialotto, ciao no. Che devo fare? Boh. Ci abbiamo da pulire. Allora, Nico, una domanda. Che mappa italiana di farming consiglio? Oddio, beh, la Land of Italy, la colline di Toscana, Land of Italy, colline di Toscana, accidenti, Polesine, e mo non me le ricordo tutte. No, no, non ero preparato a questa domanda. Buonasera Alessandro, Stefan. Buonasera gamer Enrico, buonasera cinghialotto. Appunto super, vedi? Appunto pure io super. Solo pizza proteica. Allora, fammi vedere. Ce l'ho lavato, devo buttare... E che caspita l'ho pulito a fare il muro se tanto c'è, lo devo buttare giù, quindi... Vabbè, dettagli. Mentre la casa mia no, è presto, ancora non è pronta. Ciao Marco, e poi se vendo quella casa dove vado io? Spacca tutto, spacca. Bella Zimu. Ma tutto ciò devo distruggere? La porta si regge da sola poi? Se ne sta da sola? Spacco tutto, spacco, Mattia! Non resterà niente in piedi, a parte io, ovviamente. Io rimango in piedi. Ciao Sebastiano, Nick, è bella la mappa delle terre della Mancia, vero? Vero? È vero, non me la ricordavo, ma ovvio, anche quella. La casa mia quando la finisco? Beh, io fretta non ne ho, Non ho fretta, a me va bene un po' tutto, insomma. Cioè, la volta scorsa abbiamo fatto solo quello, mo magari dico facciamo anche una cosa diversa. Allora, addirittura super, indietro nel tempo la mia live. No, mentre la mia casa è Vincenzo, come ho già detto, no, non la vendo la casa, ovviamente in gioco, La casa del gioco ancora non è pronta per essere venduta. E poi se la vendo... Cioè, dove andiamo noi? Ah, ok, Andrea. Allora, ciao Nicola. Il nome è brutto? E qual... no, va bene, qual è il problema? Ah, no, Nicola, di questo non te so proprio aiutare. Io non c'ho niente. Non ne conosco. Vai, musica. E ce l'abbiamo, la musica di sottofondo. Bella Frank, buonasera, grazie Stefan. Bella Niccolò, tutto bene, cosa devi fare? Niente, devo ristrutturare la casa di questo cliente. Bella Maspo. Buonasera Francesco.
Non continui questa tua oggi. Sai com'è Frank? All'inizio mi danno molto da parlare, quindi preferisco qualcosa di più leggero per cominciare. Preferisco qualcosa di leggero per cominciare. Non ho capito cosa hai comprato, M-Gens. Vediamo Marco. Ah, che ci devo mettere? La ceramica verde? Ci metto Poddy? Lo acceramico? Ma questo non è verde. E mo che c'è da fa? Ah, devo acquistare 3 sedie. Mi pare che qua abbiamo fatto tutto. Bella Thomas, la mappa americana più bella. Oddio. Una mappa americana più bella. Ce n'è tante, mo non ti so dire, sai. Non so venuto preparato con questo argomento. E beh, ci credo che con 300 euro non compri un PC da gaming, Game Chance. Ciao Cristina, buonasera, ben arrivata. Che devo fare mo qua? Qui niente, dall'altra stanza dobbiamo fare. Ma che è successo qua dentro? I love you! Per il content, in che senso? Che content? Ma magari possiamo togliere... Ecco. Cominciamo a fare un po' di pulizia perché non si capisce niente qua dentro. No, ma quello mi serviva forse. No. No, non mi serve. Allora, almeno credo. Buonasera Michele, consiglio la mappa Castelnaud. Mi ricordo poco e niente, a dire la verità. Ma mo che c'è ancora da vendere? Nick, ti piace di più questo House Flipper o quello vecchio? Ma sono belli tutti e due, hanno i loro pro e i loro contro. Ciao Mattias, ben arrivato. Allora, mi sa che mo togliamo sto schifo. C'è ancora sporco? C'è una paperella? Bella Edoardo, buonasera, tutto bene? Tutto a posto. Nicchia, quanto fa 2 più 2? Mizzica, complicata è la domanda. Fammene una più facile. Allora, c'è da pitturare e con le mani che devo fare, eh? Boh. Acquista, disimballa. Ah, ok. Ok, quello dopo allora. Pitturiamo. Che devo pitturare? Ecco, ora mi segna effettivamente i colori che c'erano. Vabbè, li devo ricomprare. Allora, blu vibrante. Ma solo blu vibrante o tutti e due? Beh, ma penso che basta uno. Nick, pensi se metto... Non lo so cosa faranno. Sicuramente faranno dei DLC per questo gioco, ma... Non lo so cosa, saranno simili a quello vecchio di House Flipper? Può essere, chi lo sa, magari. Però non lo so io. Le finestre, sì, ma già fatto, già pulite.
Va bene Enrico, buona doccia, che te devo dire? Vernice esaurita. Ok. Allora, e quel muro lì come lo faccio? Ah, forse vuoi la carta da parati. Ah, è una stanza per bambini. Ah, la stanza di miticaccio, ho capito. A posto, vedi come sono bravo. Fatto. Ok. All right. Allora, chi sono me serve più? Povero Miti, dici. Nick Twitch ti va peggio di YouTube, ma di brutto. Mi assumi con te. A fare che? A lavare le finestre, Mattia? Nick, dimmi una frase in dialetto siciliano. Ma che ti raccontare? Hai visto che Miticaccio è ritornato a fare live? No. A dire la verità, sono passato da lui prima. Non mi ha detto che sta a rifare. Cioè, non mi ha detto niente, non lo so. Sono passato da lui prima, ma non poco faccio, sono passato, ma non mi ha detto mica se stava a fare live. Quindi, boh, non lo so se sta a fare live. Di dove so? Siciliano. Farming? Lo sto a fare video. A live vediamo. La foto di Miticaccio ci mettiamo qua. Anche tu siciliano? Hai litigato con Miticaccio? No, se ho appena detto che sono passato da lui qualche minuto a fare una breve chiacchierata. No, non ho litigato. Io non litigo con nessuno, raga. Io non ho mai litigato con nessuno. Neanche con quelli che non si fanno più vedere. Non litigo. Oh, pazzo! E buonasera a lei. Ben arrivato, pazzo. Come, inutile che ti dico come va, pazzo, perché tanto pure con te ci siamo sentiti poco fa. Quindi che te lo chiedo a fa? Lo so che va, si va avanti. In che posti sei mai stato? Io principalmente sono stato in Germania. Questo qua è per spogliare il bambino. Dove lo metto? Magari se... Aspetta, sto coso si può spostare? Questo è Miticaccio con gli occhiali, vedi? Nick, ormai la gente Nick, alla gente piace quando si litiga sempre. Ah, beh, allora... Allora ho litigato con pazzo. Scherzo. Ti do una mano in tutto, mi assumi. Che ti faccio fare? Non lo so, questo non so io. Dove ti metto? Sì, sì, la live rimane, certo, la live rimane salvata. La culla che hai montato ora è per Miti. No, vabbè. Diciamo che a Miti veramente tra poco gli nasce il terzo figlio, quindi si può dire che è per il suo bimbo o bimba, mo non, veramente non mi ricordo. Forse era bimba, non mi ricordo. Allora, macchina fotografica, il trenino. E dove lo metto? Lo metto qua. D'altronde questo qui che senso ha? E dove lo metto? E dove lo metto? Sì, diciamo che è su precipizio. Oh Galli, buonasera, come mai non si vede più? Sebastiano, guarda, già il fatto che non lo nomino ti fa capire come mi è accaduto in basso.
già ti fa capire come è caduto molto in basso. Se Sebastiano, mi spiace, non dipende da me, dipende da lui che mi ha mollato. Buonasera Magic, ben arrivata. L'orologio a sveglia. È tutto qua, metto, non so dove mettere queste cose. Ok, direi che va bene così. Nick, è vero, mi ricaccio, è tornato a far live. E mi fa piacere. Ah, 4 giorni fa e 5 giorni fa. Ah, no, io pensavo che parlavate un po' più recente. Che ha fatto una live 5 giorni fa, più o meno lo so. Pensavo che parlavate di cose più recenti. E può essere, Fabio, con Alex prima o poi magari ci becchiamo di nuovo un po'. Demolish Building uscirà completo quest'estate, così ho sentito. Forse che abbiamo finito, eh. Good. Allora, io non ho litigato Claudio, semplicemente Claudio, lui è sparito come tanti altri purtroppo. No, ma io il bello che non ho bloccato nessuno. Io non ho bloccato nessuno. Per me mi possono scrivere. È tutto. Io non blocco le persone. Io non ho mai bloccato nessuno e non c'è nessuno bloccato. Cioè. Pochi ma buoni. Quello sì, pazzo. Che ho mangiato stasera la pizza. Ciao Daniele, ciao Andrea. Che ho fatto? Ho fatto un lavoro e quasi quasi me ne faccio un altro. Così magari, non lo so, esperienza. Boh. Zone nuove. Come inizia da zero? La mia casa è stata allagata. L'intero primo piano è rovinato. Ho bisogno di qualcuno che ripulisce tutto. Ci penso io. Che fine ha fatto Poddy? Niente, ci si sente ogni tanto, raga. Ma sta casa non l'avevo già fatta. No, era un'altra quella. No, quella era un'altra. Però ci assomiglia. Allora, su Farming la macelleria mi escono i bancali bianchi. Forse un problema di texture della mod, parite. Probabilmente un problema della mod. Probabile. Il bianco indica probabilmente che non c'è la texture. Un bug, un problema della texture. Allora, hai visto che sta per uscire una mappa tedesca di Edo? No, per niente. No, per niente, per niente. Non ho guardato questo al momento. Vabbè, sì, Sebastiano, ma quello è normale. Ma io in genere, in vita mia, non ho mai... Cioè, se ho un problema con qualcuno, cerco di chiarirlo, Se lo creo io il problema, però. Se il problema lo creo io, magari poi cerco di risolverlo. Ma se il problema non l'ho creato io non vado a cercare la gente per risolvere il problema. Devono essere loro a cercare me. Come si mette la modalità su Farming? Ah, come si mettono le mod su Farming? Beh, dal gioco stesso le puoi scaricare. C'è sta proprio la sezione contenuti. Buonasera Nicola. Non saprei, paride, perché mi sa che quella mod lì non l'ho mai provata io, quindi non so. La cucina non la devo vendere? Tutto bene, Daniele, tutto ok. Va tranquillo, Mattia. È quel gioco lì, Mattia, vediamo. Che problema è che a portarlo mo? Cioè, già so pieno di giochi. Oh, bella Gianni Frozza, buonasera, ben arrivata allora. Sicuramente sopra non ci abbiamo problemi, no? C'è ancora da vendere... Che c'è da vendere? Che devo vendere? Ok. Cinghialotto, chi so ricorda? Le mie prime collaborazioni su YouTube. Ma sicuramente, vabbè, a dire la verità,
Vabbè, quasi quasi con Poddi, sicuramente una delle prime collaborazioni, perché io Poddi lo conosco da 11 anni oramai. E poi vediamo Stefano. Probabilmente Poddi è uno dei sicuramente forse il primo addirittura. Se non ricordo male Poddi l'ho conosciuto dopo 5-6 mesi che ho iniziato a fare lo youtuber, quindi sicuramente Poddi è senza dubbio è un, forse addirittura il primo, non lo so, non mi ricordo ma di preciso. Eh sì, Amicenza, ma è solo per PC quella mod. Buonasera Fede, ho ottenuto un punto beneficio, mettiamolo al massimo. Dopo fai pure la tua casa. Vediamo, vediamo raga, vediamo. Bella Fede, ma che caspa donna quando ammonnezza, non si capisce niente. Mi dicaccio pure, lo conosco da 10 anni. Mi dicaccio pure, lo conosco da tanto tempo. È una casa alluvionata è questa. Non ho capito Giovanni. Gli affitti a Milano. Che gli affitti sono cari, dici? Beh, sì. Vabbè, io non ci sono mai stato a Milano, quindi non so, però ho sentito che sono cari. No, Fede, è una demo comunque. Sbaglio, questa è la canzone della pizza. L'ho mangiata prima. Alex Farmer pure, da molti anni lo conosco. Dai, allora, si può dire che quello che conosco da meno tempo è X-Pazzo, dai. Quello che conosco da meno tempo è Pazzo. Il gioco del kebab lo porti su YouTube? Sì, a video, sì. No, a piano di sopra non credo, perché qua mi si parla del piano di sotto. Si parla dell'alluvione. La poesia, Giovanni. Devo sentire una poesia. Come faccio a sentirla? La leggo al massimo. Eh sì, probabile, santo. Ammazza, che fango. Però penso che nella realtà con questo piccolo, diciamo, panno non pulirei un'intera casa. Domani sera sempre alle 21 faccio la live, Fede. Sempre alla solita ora. Il panno magico, il panno che non si consuma mai, assorbe tutto. Ammazzo. Ti piace fare lo youtuber? Beh, lo faccio da 10 anni. Anzi, anche di più oramai. Esatto. Esatto, cinghialotto. Porta il gioco del kebabaro, ma non in live, raga. A me serve fare video più che live. A me servono più i video che le live. La moda dei percorsi che poi li mandi in giro si installa da farming. M-Chance, stai parlando del... non mi ricordo M-Chance, ma comunque è una mod solo per PC quella. L'autodrive. Sempre alle 21, sempre alle 21, domani sera in live, raga. Grazie Michele, grazie. Buona serata a te Michele, buonanotte. Come nuova, signori!
Avanti, ma da fuori non vanno lavati, solo da dentro. E dire che l'alluvione principalmente passa da fuori più che dentro, ma comunque. Domani che porto? Buh! I don't know. Ancora non lo so. Allora, per alcune cose è meglio il vecchio house flipper, ma soprattutto per il fatto che montavi le cose. Qua non monti niente. Bisogna pulire. Ciao Gabri, buonasera. Porfietto, domani porti Eurotrack? Non lo so sinceramente. Ma poi non è che Eurotrack mi va tanto bene, eh. C'ho alcuni giochi che vanno meglio, tipo questo, bene o male, almeno su YouTube siamo quasi un centinaio. Ci sono giochi che non vanno proprio. Sicuramente il gioco che mi va peggio è Ark. Su YouTube, a video, Ark è quello che mi va peggio di tutti. Difatti lo sto a portare poco, che devo fare? Va male. Mi spiace parecchio, ma mi tocca dar priorità a quello che va un po' meglio. Domani vediamo, Andrea. Domani vediamo. Buonasera Lorenzo. We keep on fighting. Indovinate come si chiama la cantante? Darkness may be fierce and may seem unbeatable, but we won't give up, our resolve is indomitable. We'll stand together. Ciao Francy. And fight against this evil till the battle's won. It was light, banish it from your mind. Don't let it take over, don't be left blind. The darkness may be deep, but you're not alone. Together we can fight it till it's fully overthrown. Devi guardare nei video, M-Chance. Si chiama Bianca la cantante. Veramente Bianca non è che c'ha tutta sta bella voce, ah. Sì, sì, Ariel, buonasera. Sì, certo, gioco solo a questo. No, non ne faccio stasera Eurotrack. Anzi, mi sento pure stanco per guidare. Mi sento vecchio, mi sento dolorante. Ciao Giuseppe, che ho mangiato pizza. Buonasera. Ma Miti sta giocando a GTA sicuramente. Ciao Gianni. Qual è stato il tuo primissimo videogioco? Il primo gioco che ho portato nel canale è stato proprio Eurotrack. Vero, Marco? Devo pulire fuori.
Buonasera Marco, giovedì te ne vai in gita a Milano, Andrea, buon divertimento, grande Giuseppe, stai a giocare a GTA, io non mi ricordo manco da quanto tempo non lo avvio. Ciao Thomas. Ci penso ogni tanto Gabriele, però pure che giocasse all'LSPDFR, c'è duro poco perché poi è ripetitivo. È pur sempre single player, quindi non è che ci potrei fare molto. Non c'è gioco da un bel po' GTA. Allora, com'è la situazione? Oh, c'è il cesso intasato. Cazzeggio GTA in live. Non mi viene niente a me da... Cioè, non mi vengono più le idee per il cazzeggio. Non c'ho più 20 anni, c'ho 40 anni. Non mi viene in mente più niente da cazzeggiare. Sai dove vado? No, Giuseppe, non ci sono mai stato se parli di Milano. Ah, no. Ah, tu stai giocando a GTA. E allora te ne stai andando al Monte Ciliad. Allora, non ci devo mettere due, no? Ma, com'ho? Visto com'ho, Ah, tu vai in, in Puglia, te ne vai. Ma, chiedo scusa, ma tecnicamente questo non dovrebbe chiedermi i comodini? Ah, mica su YouTube c'è GTA tradotto in catanese. Ah, addirittura. Oh, non lo sapevo. Ma sta roba. Che è sto bestione qua? Ah, che sto comodino è? Questo comodino è. A Nickcraft? No, non penso di fare Nickcraft. Dopo che l'ultima volta non è andata granché bene, non vedo perché devo fare Nickcraft. Un giro della mia casa. Mi fai un giro della tua casa? È impossibile, non ho una telecamera mobile. Ok, la stanza è pronta. Letto, comodini, tutto. Ciao Roger, buonasera. Questo è uno studio, credo. Scrivania. Potrei metterla qua. Ma lì c'è la porta. Oppure da questo lato è meglio. Ma che è sta lampada? Da ladino. Bella moderna, devo dire. La sveglia qua dentro. Ma che serve? Libreria. Ammazzo. E dove la metto? No. Potrei metterla... No! Già la canzone dice no! E allora è no! La canzone dice no e no! E dove la metto? Oppure va messo qua... No, qua dentro ci va altra roba. E il gameplay di SnowRunner. Sto a fare le live di SnowRunner sto a fare. Non è uguale. Sempre meglio di niente, no? Lampada da scrivania. Ma che è sto coso?
Ah, lui ce l'ha la fa. Boh. Ma che bella canzone che abbiamo di sottofondo. Non è un po' troppo grosso sto coso? Ok, fatto. Quando vai in live? Alle 21 la sera. Ciao Gondal, Nick, leggi il mio commento sopra. Cinghialotto, cinghialotto, Nick, io ho 23 anni, facciamo scambio d'età. Se vuoi 36 anni, cinghialotto, non lo so, per me è un affare. Ciao Fede, se vuoi cinghialotto avere subito un po' di anni in più, lo sai che puoi mettere l'orario reale dalle impostazioni, e non è una bella idea, perché se metto l'orario reale sai che succede, che giochiamo sempre di notte, non mi va proprio. Ma perché qua dentro ci devo mettere sta roba? Ma se manco ci entra un altro po'. Vabbè. Ma è musicale, tutto bene. Stasera tutto ok, dai. Allora, un mobiletto botta TV. Beh, la TV per forza di cose la metterei qua. Tavolino da caffè. Tavolo normale invece lo mettiamo qua. Puoi completare il lavoro. Supporto per piante. Ciao Pierfrancesco, bella Giulio. Ma a me piace sta casa, ci verrei ad abitare. E chi è che non ci verrebbe? È una casa molto lussuosa. Ah, di sti cosi 5 ne devo mettere. E dove cacchio li metto? Ah già, vero, questi vanno qua. Un altro. Questi vanno là. E quello. Vabbè, potrei anche metterlo qua uno, dai. Sul portapianta, appunto. Ciao Giuseppe Castagna, buonasera, bella per Francesco. Allora, dunque, tante piante ovviamente, dopo il portapianta tanta pianta, la pianta. La pianta se pianta. PC Building Simulator, sì, non, sì, vabbè, come faccio? Non lo so, sono già incasinato di giochi. E poi non credo che quel gioco va tanto forte. Questa è grossa, quindi questa va messa qua. Ah, queste devono essere le sedie per il tavolo qua. Porfietto! Bella Biagio! E mi manca ancora il bagno, credo. Ciao David, dopo che ho iniziato a fare streaming qua su Twitch, ma non riesco ad abilitare i punti canale. Guarda David, non ti so aiutare perché io, al contrario di te, i punti canali proprio non ci sono interessato, non li calcolo mai. Non lo so come funzionano i punti canale. Non li uso. Infatti qui la gente è piena di punti canali. Non saprei proprio.
Qua è fatta. Che diamine manca? Manca qualche cosa. Sopra, non penso. No, cinghialotti, i giochi principalmente li devo portare se vanno bene. E questo è il mio lavoro, non è solo un passatempo. Quanti ne siete in famiglia? Bella Dami! Fuori? Può essere. Hai visto Simone? Allora, aspetta, acquista. E ora mi sa che abbiamo finito. Allora, questa invece è casa nostra. E qua tecnicamente noi avevamo... Allora, il bagno l'avevo sistemato. Qui non mi ricordo. Qua non ho ancora sistemato. Ah, qui dentro il bianco può andare bene, perché tanto è semplicemente un ripostiglio. Allora, Nick, per te è meglio se sto su Twitch o YouTube? A me va bene uguale, Simone. Come dove vi trovate meglio voi, va bene, no? Non è un problema. La sala interrogatori ci devo fare qua dentro. E chi devo interrogare? La sala interrogatori. È che siamo a scuola. Devo fare gli interrogatori qua dentro. Mi è bastato il colore. Sì, anche perché è proprio finito. Mi è bastato preciso. Vabbè, ripostiglio però non me ne frega niente. Allora, dunque, qui l'avevo già fatto. Qui è tutto fatto. E ok, abbiamo tutta sta zona qua da considerare. Già. Allora, se voi... Allora, cominciamo... Pensiamo a come fare i muri intanto, va? I muri. Non mi interessa fare sti disegni a me. Che penso di no, almeno. Non tanto non mi viene in mente niente, il bello quello è. Cioè, se vogliamo fare simile come ora, ci dovrei mettere tipo dei pannelli. Boh, e chi lo sa? Allora, non lo so. Finitura e superficie. Finitura e superficie. Non saprei. Oh, ma aspetta, cos'è qua? Pittura, pannelli. Boh. Non lo so, voi che dite? Buonanotte Daniele. Non lo so, tutto un unico colore o una specie di disegno? Potrei fare un disegno, non lo so, il marmo è lussuoso. Al posto del legno marmo. Beh, l'Erminia, buonasera. Marmo, se ci mette, però magari di un colore diverso, forse. La spida del marmo è. Ma non si può cambiare il colore? No. Vuol dire, mi devo via questo.
Ok, che succede se ci metto il marmo? Ovviamente al posto del legno, quello scadente e brutto, ci devo mettere un disegno simile, cioè diverso. Il marmo, no, il marmo nero, perché a me piace. E poi un qualcosa di più lucido. E poi invece di questo legno ci mettiamo qualcosa, un legno più lucido. No, arancione cosa? Arancione che cosa? Il legno? Marmo uguale a quello in cucina. Vabbè, uguale, no? Buono. Io ho in garage quello? Verde acqua. Lo hai in garage quello? Lo so in garage, non ho marmo in garage. Ciao DJ! Come si fa a tornare indietro? Io pensavo magari, non lo so, un bel pannello, come dire, più lucido. Questo cos'è? Legno di colore personalizzato? No. Personalizzato, legno di colore freddo, neutro. Neutro com'è? Neutro Roberts. I colori scuri rendono le stanze scure. No, vabbè, ma io ci sto a mettere un po' di marmo solo qua e basta. Construction Simulator non ne porto però, Enrico, l'ho finito. Questo è legno di colore neutro. Vediamo. Ah, la ceramica ce l'avevo già. E chi se lo ricordava? Pure il legno ne ho in abbondanza. Bella Tommy, ma chi se lo ricordava? No, non mi... ma voi come fate a ricordarvi tutte queste cose? Io non mi ricordo niente. Io non mi ricordo un cavolo. Potrebbe andare. Era meglio marmo bianco. Vabbè, è uguale, ormai è andata la prossima volta. Che faccio? Metto a salire? Tanto lì non me lo fa mettere. Ma metti bianco marmo a sto punto. Aspetta, non ho capito. Metti bianco marmo a sto punto se hai cominciato col marmo. In che senso? Il marmo chiaro della cucina devo mettere? Dite che è così brutto? Enrico dice che così è bello. Ma io non lo so come le devo fare le cose, perché tanto boh, ognuno c'ha un po' il suo, diciamo, la sua idea. Tutto bene, Thomas, bella P0. Un po' cosa? Troppa differenza? Veramente ancora devo cambiare questo, ma io non so che ci devo mettere, ma io non ne so niente, non è bello. E qua niente è bello di sti tempi, guarda. Allora dite marmo nero il disegno e al centro bianco. Che ne so, marmo nero con marmo bianco. Fai tutto bianco senza legno. Va bene, tutto bianco. Ok, qua c'è il marmo bianco.
Ah, il rosso delle pareti, lo so che lo devo togliere. E allora, ok. Allora, fai come più ti piace. Ma no, al posto del nero marmo devi mettere marmo con marmo, non marmo con legno. Sì, ho capito, il legno lo dobbiamo togliere. Che facciamo? Al posto del legno ci mettiamo marmo nero, quello che ho tolto? Cioè, al posto di questo legno ci possiamo mettere il marmo nero, questo qua? Così un po', insomma, non lo so, va, non saprei. Ma che dite? Tanto poi qui non lo so, qua... O in caso qua pitturiamo e basta, eh. Anzi, a proposito, io già potrei anche pitturare, ma come? Che colore? Ti piace il marmo? È molto bello. Io pensavo di mettere tipo questo al posto di quello bianco. Cioè, qui a girare, insomma... Com'è brutto. Vabbè, di sicuro è sempre meglio di questo legno. Di questo legno. Beh, sicuramente mo è un po' meglio così, no? Così è più carino, marmo con marmo, però di un colore diverso. No, tutto bianco è brutto. E invece un po' così si vede che c'è della differenza. No, no, tutto bianco a me non mi piace invece, tutto marmo bianco. Così invece è carino, ci stanno due colori diversi. Ecco, così. Carino. Appunto, fa luxuri, lusso. Non mi va di mettere marmo pure sopra, perché poi finisce che se dobbiamo mettere marmo dappertutto non finiamo più di mettere marmo dappertutto. Quindi ci vuole un colore. Ci vuole qualcosa, un colore, non lo so, piastrelle basta. Carta da parati non ci sta. La carta da parati è buona per le stanzette. Pannelli no, pittura. Andiamo di pittura. Arancione e rosso. Beh, qui abbiamo fatto bianco, giallo. Una pittura sul grigio. Pittura scala di grigi. Va bene scala di grigi? Cambia anche le scale. E quello lo famo dopo. Perché a chi ci metto se no? Ah, questo. Carino? Arancione. Arancione o grigio su due colori belli che diversi. Beh, non lo so sinceramente, l'arancione per una scala. Anche se già c'è l'arancione in un certo senso, eh. C'è sia il rosso che l'arancione. Bianco no, bianco è troppo classico, vecchio. Nick, ho finito di vedere l'in... Ah, è vendere, grande Andrea. Su neutro va bene, neutro. E neutro allora starebbe il grigio. Metti, no, basta marmo dappertutto. Poi è complicato metterlo. Non lo so, dammi quel gioco complicato, eh. Poi in inglese. Scala di grigi bianco sarebbe un po' come questo, penso. Sarebbe un po' come questo qua. Beh, effettivamente non sarebbe buono andare avanti con lo stesso colore che ho usato qua. Quando fai YouTube, ma io già sto su YouTube. Se faccio con questo, che ne viene? Eh,
No, non mi va di mettere più marmo, perché se continuo a mettere marmo poi mi tocca metterlo qua, diventa infinito. Al massimo, tipo, possiamo mettere, che ne so, del marmo qui, basso, e poi pittura normale, come qua più o meno fatto. Nero da pro... No, ma è meglio invece il grigio, perché se metto nero neanche si nota più il marmo nero. Se metto il nero e il marmo nero, poi non si nota neanche più che c'è sta il marmo. Se metto colorante nero non si nota più, insomma. La pittel. Ci siamo capiti, va? Oh, dove sta? È lì come ci dovrei pitturare. Ah, da quanti anni faccio lo YouTuber? Dal 2013. E non mi va di mettere tutto marmo, Andrea. A parte che sta complicato metterlo dappertutto. Cambia il legno su pianerottolo. Ah, sì, è vero. Sì, qua qualcosa ce la devo mettere. Oh, buonanotte Cristina, grazie della compagnia come sempre. Buonanotte a te, grazie come sempre del supporto, dei cuoricini. Nicky, ma On the Road non lo porti più? Non è che mi faceva tanto impazzire On the Road. Cambia le finestre. E perché? Non sono buone. Sono come nuove. Non è che la finestra aumenta il valore della casa? Non penso. Che casino. Aspetta, qui effettivamente ci potrei mettere del marmo, effettivamente qua, aspetta. Fai scalini col marmo bianco. No, i scalini non lo so come si cambiano, non ci sono riuscito. Tipo, gli scalini non me li fa cambiare. Posso cambiare questo, ma i scalini no. Grigio chiaro per la parete. In teoria è un grigio quello, più o meno. È una scala. Ah, pittura bianca a scala di grigi. Ah, pensavo che era grigio. Invece è pittura scala di grigio. No, nero non mi piace qui. È brutto. Dove si vede mai una parete nera? Allora, il legno su pianerottolo. Posso cambiare le scale con lo strumento per vendere? Duplica, cambia stile. E con quale stile? Copia stile, cambia stile. E con quale stile? Come si fa? Ah, what? Le scale? La ringhiera? Beh, di verità non è che ci sta. Non ci sta la. Ci sta la scala, la ringhiera, voglio dire. Ciao Samuele, buonasera. Io non saprei se ci sta la scala. Non gioca a farming, ho fatto il video. Corri mano, poi è tutto bianco. Non ci sta? E allora potrei toglierlo. Beh, tanto quello è la, ri ah, la ringhiera. Ah, ok, questo è. Sì. Perché appunto perché c'è il muro. Ma così diventa tutto ebano, ma poi diventa troppo nero, no? Forse è meglio qualcosa più bianco.
Visto che la base qui è di marmo nero, ci sta meglio bianco. Notte Andrea. Tutto bene Samuele, tutto bene. Tutto a posto, grazie. Oh, se no ci do, no, se no ci devo mettere il marmo che c'è qua. A trovare il tempo per giocare fra... no, gradini... No, va bene così. Possiamo mettere questo qua. Visto che che poi aspetta, è lo stesso che ho messo nel muro, però è lo stesso che ho messo pure qua. Bella Joe Farmer. Ok, allora aspetta, fino a qua ho fatto bianco, però stavo pensando che forse da qui possiamo fare un colore completamente diverso. Anzi, quasi quasi ci metterei già il marmo qua, che mi faccio tutto a girare. Mi potrei fare tutto a girare il marmo. E che marmo ci metto? Deve essere una cosa diversa qua. Pannelli, piastrelle. Metti aspetta, prima è meglio pitturare, poi pensiamo ai quadri. Però che marmo ci metto? Marmo verde. Marmo terrazzo. Qua siamo piastrelle in granito. Ci può stare il granito? Ci può stare il granito a girare? Questo gioco si chiama House Flipper 2. Che dite? Ma andiamo di granita? Buona serata Andrea. Vabbè, io lo compro, va. Tanto male che va, cosa ho buttato? Un po' di soldi. Ci può stare? Sì, ci potrebbe anche stare. È bello lucido. Ovviamente questa parte qui la pitturiamo normale, oggi sta alla grande però. E mo qua è il discorso, arrivo fino a qua e poi qua che ci metto? Posso arrivare fino a lì più o meno. Però poi da qui in poi... Perché sennò a girare non lo so. Beh sì, dai, volendo possiamo anche andare a girare. Per fare una cosa... Però aspetta, senza fare cagate. Magari andiamo a girare e basta. Ok, fra... Ho ottenuto un punto, no? Cosa ha detto? Potrei... Che fa? Giro pure qua. Ok, buona, basta. Però aspetta, anche qua ce le dovrei mettere. Ok, buona. Cioè, basta, ci avanza. Ah,
Allora, per certo che però il bianco di questa scala che arriva fino a qua un po' stona. Comunque qui ho fatto bianco. Però sto bianco comincia a piacermi non tanto. Sto bianco forse non mi sta a far impazzire troppo. Almeno per quanto riguarda la scala. Per quanto riguarda sto pezzo qua. Stavo pensando magari se questo non ci può stare tipo qui, così, qua, questo qua. Che comunque è un tipo diverso. Ah sì, mamotta. Ah, buono a saperlo. Oh, vuole fare danni qua. Beh, volendo anche qua. E mo rimane quindi da capire, se no teniamo bianco e via, va. Vediamo che ne esce. Notte Tommy, buonanotte. Ok. Boh, passi. E già meglio di niente. Allora, possiamo mettere un arancione magari in tutta... A girare tutta la ga... O almeno fino a qua. Visto che già c'è l'arancione rosso. Magari un arancione rosso negozio. Pittura. Arancione e rosso, già mischiato. Ma come mi si allunga, guarda. Sì, ci sta. No, nero non mi piace, già c'è il marmo nero. Tutto nero è brutto. Poi il nero appunto fa sembrare tutto troppo scuro qua dentro. Almeno il rosso dà un po' di luce in più. Se si allunga ancora è buono. Non lo so, pazzo, perché dici questo? Cosa dovrei capire? Che ti piace che si allunga? Non lo so io. Che scheda video tengo, Fede? 4080. E a gallina canta. Mi viene naturale dirlo. 4080 a gallina canta. Che funziona ancora. Ah, che si allunga funziona ancora. Beh, giusto, quello è vero. Se si allunga vuol dire che funziona, certo, è giusto. Allora, qua ci siamo. Madonna, sono andato oltre. Cacchio, vabbè. Accidenti. E mo? Duplica, e che duplico sto cavolo? Che aspita. Oddio, li ho venduti questi cosi, mo? Bella Fabietto! Ciao Fede! Era questo o no? Che due scatole. Vabbè, prima... Iella! Era granito, mi pare. Ok. Teniamolo da parte, metti che faccio un'altra volta la cagata del secolo. Oh,
Oh, grazie Gregory. Allora, ai 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 ai. Pizza, pizza, ma magnai la pizza buona era. Welcome to Crazy Town. Madonna, ancora devo fare un mucchio di brani. Ieri dovevo fare brani, non ho fatto un cavolo ieri. Dovrei fare un botto di brani e invece ancora non ho fatto niente. Mi sento, ma lo so, io come va bene, ma però mi sento vecchio, porca miseria. Oggi pomeriggio mi sono messo a letto a dormire, oh, la vecchiaia. Invece di mettermi a creare brani mi sono messo a dormire pomeriggio. Senti che roba, che creazionicche. Ma che V3 non mi fa impazzire, Frank. Ma che bella canzone che ho creato. Addirittura Fabio. Gregory è un sito più che programma. Gregory, devi andare su un sito che si chiama suno.ai. Non è difficile creare la musica. Ah, io ieri alla fine più che altro diciamo fuori in garage ho messo una lampadina. Insomma, ieri ho fatto l'elettricista. Che schifo, non mi piace. Pensavo che era più bello. Ieri più che altro mi sono messo a fare l'elettricista. No, suno, no, sumo. Suno, con la N. Ieri più che altro mi sono messo a fare l'elettricista. Mi sono montato fuori casa una lampadina e una presa. Col pulsante, ovviamente, la lampadina. Ieri ho fatto l'elettricista. Verde caldo. Ci sta il verde, verde Poddi, in onore di Poddi. Ah, magari potrebbe anche starci. Io Fede Farming ce l'ho in tutte le versioni. Io Farming ce l'ho 3 o 4. Farming 22 ce l'ho 3 o 4 copie. Più o meno. Non mi ricordo quante ne ho. Ne ho almeno 3 ne ho. Farming 22 ce l'ho a DVD su Steam, ce l'ho anche dal sito loro. Sono andato oltre, vero? Mortacci. Quando porti Farming, ci ho fatto il video oggi. A sto punto sai che ti dico? Boh, che te devo dire? Faccio così. Tanto. Azzurro ci sta più per una stanza di un bambino. Vabbè, neanche il verde a dire la verità mi fa tanto impazzire. Ma sempre meglio del rosa. Ho lasciato un buco. E devo.
E devo fare brani, però ultimamente non mi stanno a venire proprio bene bene. Come si fanno le live su Twitch, con i programmi giusti magari. Magari partendo con OBS. L'altro ieri ho creato un brano, non si capiva niente di quel brano. L'altro ieri mi ha creato un brano, però l'ha cantato come caspita gli pareva a lui. Alla fine è venuto fuori un mix senza senso, ma carino. Qua ci posso... Allora, qui non lo so ancora, ma poi ci arriviamo. Tu dici, Frank, mi ha fatto un brano che non aveva né capo né coda. 4 minuti di brano mi è venuto fuori, però era venuto carino, magari capita. Se capita poi ve lo faccio notare. Via. Allora, ok. Beh, oh, che potevo dire? Qui fino a... Ah no, il pavimento qua. Però sto bianco mo non mi piace più. Sì, col V3 Frank non si capisce niente. Buonanotte Samuele. Col V3 proprio. Domani sera che porto ancora non lo so. Bella Stefan. Forse è meglio mettere qualcosa più sul... sullo scuro più che... Oppure... Potrebbe anche starci bene questo. Un po' classico. Allora, Fede, Eurotrack, vediamo. GTA sinceramente non c'ho più idee, sono a zero con le idee. Di che anno è la mia Smart? 2002, 22 anni c'ha la mia macchinuccia. Proprio, nuova nuova di zecca, guarda. Pittura, piastrelle, per terra che c'è butto. Aspetta, ma per il pavimento la sezione è giusto o è sbagliato? O se no un colore più scuro? Beh, tipo qui ci abbiamo messo questo. E difatti ne ho qua di scelta. Vediamo questo come ci sta. Scuro. Come si fa a comprare questo ora? Copia, stile, duplica. Che ci risolvo? Farlo in tono con le scale. E invece proprio per quello l'ho voluto fare diverso. Non mi andava di farlo in tono con le scale. Lo volevo fare diverso dalle scale. Come si fa a dirgli che voglio comprare questo? Copia, stile. Dopo che lo copio... Duplica, cambia, vendi. Ma non lo so come cacchio si compra la roba. Vendi, copia stile. Trova la finitura in negozio. Grande. A sto punto mi tocca andare uguale dappertutto, se no stona. Compra uno e poi copi. Sì, vabbè, ma alla fine ho trovato comunque. Sì, ma aspetta, ma io il rosa non lo voglio. Beh, questo qui, se è la stanza per un bambino, ci può anche stare, quindi però lo tengo. Per ora quello lo tengo. Questo è il bagno, quindi.
Ma che modello è la mia croma? Come che modello è? Perché che modello deve essere la croma? Modello croma, Fiat croma. Ma è la Fabio. Che vuol dire se no che modello è? Il modello è croma. Questo è il bagno, quindi non ci metto mano. Queste porte sono tutte al contrario? Perché si aprono verso il... Ah, tu dici devo farla aprire verso l'interno, ok. Effettivamente anche nella mia stanza la porta si apre verso l'interno. Perché hai cambiato cuffie? No, perché mi trovo più comodo con queste. E le cuffie grosse a me piacciono più. L'ultimo scalino. Non si può cambiare un solo scalino. Si può cambiare solo tutta la scala. La mia macchina dei sogni. Ma non lo so, sinceramente. Non so il tipo che pensa tanto alle macchine. Cioè, non sto lì a guardare tipo dalla mattina alla sera le auto. Non sono mai stato interessato. Questa è la mia casa. Beh, per ora nel gioco sì. Ok. Ah, dobbiamo spostare ste porte allora. Simone, non sono così bravo. Ah sì, Gregory, è una bella macchina quella. Allora, beh, allora qui, beh dai, oh, comunque non è venuto male, eh? Anzi, tutto sommato è venuto abbastanza decente. Pensavo peggio. Non è male, non è male, sta venendo carino, dai. Allora, dunque, però dobbiamo capire. Ma io ancora non ho capito invece una cosa. Se mai volessi vendere questa casa, dobbiamo anche capire il tipo di acquirente. Bisogna capire il tipo di acquirente, quindi in pratica... Cioè, io devo anche capire il cliente cosa vuole, perché noi adesso la stiamo abbellendo la casa, però magari poi chi la vuole comprare non gli interessa come la sto a fare io. E quello è il problema. Quindi, questa casa qua, tipo, cioè... Questa casa qui io non so come la devo arredare se la vogliamo vendere, perché non lo so proprio come la devo arredare. Questo è il discorso, non so come la devo arredare. Perché metti che, non lo so, uno con tre, con due figli, allora dice fai due camere da letto, fai camera per bambini, ma non lo so come dobbiamo fare. Nick, che gioco di simulazione consiglio, Fede? Boh, non lo so, Flight Simulator, Farming Simulator, Euro Truck Simulator. Questi. Ciao Brian. Ma io quasi quasi andrei a comprare una... Allora, perché non andiamo a comprare una casa dove noi ci trasferiamo? Una casa economica, una casa mia piccola economica. Perché questa magari la vendiamo. Però magari potrei comprare questa casa piccolina... Magari compro una casa piccolina per me e questa poi si vende. Però non posso vendere la casa se prima non ho un'altra casa. Quindi quasi quasi questa casa qui mo la compriamo. Mo questa casa la compro e questa sarà la mia casa. Questa sposta l'ufficio qui. Vai alla casa. Devo avere un'altra casa per vendere quella. Ovviamente qua c'è l'imbarazzo della scelta di lavoro mo. Oggi il tempo è volato. Ah, il giardino poi vediamo. Ancora ne abbiamo di cose da fare. Non ti piace l'altra? No, Frank, anche quella vale sicuramente più soldi di questa, capito? Quindi, cioè, dov'è che fai più soldi? Con la casa più costosa che con quella economica, no? Quindi questa, cioè, per me va bene, come dire, una piccola casa, no? Dove avere, diciamo, l'ufficio. E quella invece diventa la casa da vendere.
Sennò tutti quei soldi buttati lì, cioè quella casa lì, dopo che ci spendiamo 200.000 euro e non la vendo, significa che li ho spesi tanto per. Invece la vendo e recupero un po', no? Questa invece la vedo più una casa persa, cioè nel senso cioè ci spendiamo poco, ma è il nostro ufficio. Finisco alle 23, raga, come sempre. Ai! Yeehaw! Non la puoi vendere dei genitori, impossibile. Si deve poter vendere. Io quando vado a letto, quando mi viene sonno, magari l'una, le due. Non si può vendere, quella non si può vendere. Com'è possibile? Dei genitori, dove stava scritto che era dei genitori? Davvero? Io pensavo che quella si poteva vendere. Ero straconvinto. E vabbè, uguale, tanto alla fine che cambia. Si può vendere o non si può vendere. E qual è il problema? Tanto un'altra casa da sistemare, prima o poi la si doveva sistemare comunque, no? Quindi, che se ne frega? No, non è che dici ho fatto una cosa sbagliata a prendere questa casa, tanto a prescindere va bene uguale, no? Tanto ormai l'ho presa. Uguale, tanto questa si può sempre sistemare e rivendere. Ma non lo so se quella me la fa vendere, Luigi. E poi mo è presto pensare a vendere quella. È che ormai che mi trovo qua mi viene la voglia di dargli quella solita ripulita. Le solite schifezze che si trovano nelle case appena acquistate. Che cosa sto coso? Poi dite che non si può vendere quella. E se quella non si può vendere, pure peggio, significa che tutti i soldi che ci spendo non li recupero mai. Ma che è sta roba? Ma non mi piace proprio. La ringhiera, vabbè, qui la ringhiera ci sta effettivamente. Questi graffitari. Pure là sopra, e come ci vado lì sopra? E io lì come ci vado?
Ah, meno male che ci sono arrivato, guarda. Sì, erano travi d'acciaio quelle, sì. Ah, sì, difatti erano bruttine. Quelle travi d'acciaio. Fede, l'ho appena detto, che non l'hai sentito? Allora, questa è andata. Ma che è sta roba? Ah, pensavo che... Ah, ok. Ah, in salotto ci sono altre travi. Che c'hanno paura che sta casa crolla? Stasera ride. Boh, vediamo. Quanti siamo? Mica tanti. Ma comunque, vediamo. Allora, via, 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 tutto via. Sporcizia. In salotto. Vabbè, sopra, insomma. Ma questo è un garage, quindi. Che ci mette la macchina qua? Questo è il garage per la macchina. E sto garage c'ha tutte ste porte. Ah, facci. Allora, mi hai tolti. Li ho tolti dappertutto i graffiti. E poi vediamo. Un punto pulizia. Ecco fatto. Il massimo che mi posso permettere come punto pulizia. Non ce n'è più. Come nuova, signori. Dividi in due il garage. Non ha senso. Poi se ci devi parcheggiare la macchina, come ci sta? Troppo stretto. Ammazza quanto quanto sporco. Ah, ma sono diventato straveloce a spruzzare, va là. Ma sono diventato straveloce. Oh, non pensavo che c'era tutto sto sporco ancora. Ranch Simulator, no, non mi va di giocare al ranch. Stravecchio. Strafatto, stragiocato. Allora, orribile comunque che la carta da parati. Se... Allora, ma quanto mi manca? La miseria, ma ci hanno fatto un omicidio dentro sta casa. Ma che è tutto sto sporcizia qua? Non c'è neanche un centimetro pulito in questa casa. Questa è casa mia? Sì, tutte sono case mie. Non ho venduto niente, quindi tecnicamente sono tutte case mie. Togli le due porte all'interno del garage. Ma ci arriviamo. Mo ci arriveremo, aspetta. A posto.
Buonasera Giadi. Oggi sei triste perché hai rischiato di frantumarti il dito a basket. Ma l'importante è che non è successo. Quindi almeno adesso puoi stare meno triste. Aia, la Nicki Craft non l'ho mai portata su Twitch, mi pare. No, mai. È sempre stata una serie di YouTube. E a quei tempi non facevo le live su Twitch e YouTube in contemporanea, perché non era consentito oltretutto. Guarda le travi, ancora ci stanno. Non le avevo notate, mo non ci sono più. Fratturarmi. Ah, comunque ti sei fatto male. Beh, certo, capisco Giadi. No, io pensavo come dire che insomma, che non ti eri fatto male, ma c'era andato vicino. Invece ti sei fatto effettivamente male, ho capito. No, mi spiace. Capito. Oh, Takeshi! Ciao Takeshi, ben arrivato, come va? Buonasera. Mamma mia, Giadi. Notte Boar, buonanotte Last Boar. Porterai Starfield? No. Che aspetta ci porta a fare Starfield che non se lo filava nessuno. Ah, Cinghialotto, Però gli graffiti fuori, perché ci sono ancora graffiti? Non c'è mica fatto caso, pensavo che... Aspetta, innanzitutto invece ste porte sono da cambiare al 200%. Si vede che fanno schifo. Io da che? Tutto ok, dai, sì, tutto ok. Sto cancello è così brutto. Ah sì, effettivamente. Dopo vediamo, super. Nick, ti piacciono i giochi di macchine? Poco. Poco e niente. Ma c'erano ancora graffiti a parte quello? No. Ah, è vero, ci stanno questi. Chi l'aveva notato? Come si fa a riparare? Ah, ma qui ci devo mettere questo, credo. O no? Ma cavolo funziona. Ma a proposito, ma sta pianta qua? Costruzione, signori!
Ok. Bene, il danno è riparato, è solo da sistemare. Allora, fino a qua ci siamo, qua c'è l'ingresso. Sapete cosa? Sarebbe bello farci qua dietro, tipo il giardino, no? Qua dietro sarebbe bello fare il giardino. Però per fare il giardino è bello che qua uno si chiude, così non si vede l'altro lato. Quindi se io tipo faccio una roba del tipo... Allora, qua ci vorrei mettere una specie di porta, una porta, un ingresso, ma una porta però da esterno. E che ci metto da esterno? Non esistono i cancelletti? Eh sì, la recinzione voglio mettere. Non voglio mettere un muro, voglio mettere solo una base. Però vorrei mettere una porta. No, una porta da. Ah, ecco, porta da esterno. È tutto. No, ma non voglio mettere queste. Le staccionate. Non ci sono. Ma ci sono le staccionate. Eh sì, lo so che ci sono le staccionate. Mo' ci arrivo a questo. Io vorrei mettere una porta. Ma do cavolo, stanno le porte. Ma ce le hanno le porte. Porte da giardino. Porte da giardino. In alto a sinistra. Che cosa? Architettone? No, dev che? Sì, porte, ma io vorrei una porta da giardino. Una di quelle, insomma, una piccola porticella. Boh. Oh, se no, niente. Sul cancelletto clicca. Quale cancelletto? Cos'è sto cancelletto? Scusa. In alto a sinistra sul cancelletto. Quale cancelletto? Ma che è questo? Recinzione, porta in recinzione. Non è mai in recinzione qua. Accessori, costruzione. Forse questa è arco da giardino, però non è una porta. Sarà l'arco da giardino, però non ha la porta. È l'arco da giardino, ma se però ok, metto quello allora. Deve essere questo. Aspetta, dove cavolo è? Ok, e qui sopra ci vorrei mettere mo' il recinto. Aspetta, mo' il recinto ci voglio mettere sopra. Dove sta il recinto? Come cavolo funziona? Aspetta, il recinto... Dov'è? Come si monta un recinto? Tipo... Accidenti, esterno... Non vi piace sopra i mattoni? Non lo so, volevo provare, no? Aspetta, ma la recinzione dove si trova? Adesso? Sulla barra di ricerca? Recinzione... Ok. No, questo non mi piace. Però questa, tecnicamente questa non è male. Forse è meglio questa. Però non sto colore brutto. Voi dite direttamente poggiato a terra. Però messa così diventa un po' più alta. A parte che non me la fa mettere però. Auguri Tommy, tanti auguri, buon compleanno, prendi quella quale, oppure forse questa che è più alta. Oh, comunque non me la fa mettere, attaccata al muro non me la fa mettere, come famo? Dite che non ci sta quindi attaccata così, diciamo. Sì, ma è una cagata, eh.
per forza a terra deve stare. E allora, fa, e allora togliamo sti. E allora togliamo il muro. Pensavo che ci poteva stare. Tanto così come l'ho piazzato a toglierlo, che ci vuole. Oh, guarda che sto a spaccare qualcosa di troppo. Ok. Lo so che non è una porta, ma intanto non esiste una porta da giardino. E non c'è alternativa. Questa ci posso mettere. Prendi quella. Però mo qua lo spazio vuoto che fa? Lo riempio con i mattoni. La piscina. Non lo so se c'è la piscina. Che faccio? Ce la metto, sennò è brutto. Ma dà problemi per la recinzione, eh? Sì, sì, vabbè, il muretto a colorarlo che ci vuole. Come che cagata? Perché che cagata? Buona è! Quella recinzione bassa non ci sta, perché tecnicamente tu non vuoi che la gente da fuori ti vede, anche se vabbè, chiaramente c'è un buco qua, ma perché io ci avrei messo una porta. Non è che è una cagata, ci sta, perché tu se c'è il giardino non vuoi che la gente da fuori ti vede. Così, almeno non facilmente. E i cancelli dove hai cercato la recinzione? E ho cercato. E ho cercato recinzione. Chiudi tutto, entri dal garage. Quindi niente porta d'ingresso? Solo così? Mo però così non ci sta. Aspetta, mi basta togliere questo. Ma ce la faccio? Però vedi, arrivato qui non posso proseguire. Ah, diamine. Ok, ok, allora. No, 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 no. Forse mi tocca rimetterla, ma senza sti pilastri, perché così guadagno spazio. Lo so, è brutto il fatto che non c'è una porta da esterno. Con quella avrei risolto il problema. Vediamo, dove posso arrivare se faccio così? Dai, ma sei serio? Era buono. Ciao B-Bike, ma perché no qua? Cancella l'ultimo punto, quale punto? Perché non mi posso... Come qua, sì, là, no? Come cazzo funziona sta cosa? Ok, oh guarda, meglio di così non si può fare. Cosa, Giadi? Oh, meglio di così non si può fare. Buonasera, Christian. Oh, ma che bello. Purtroppo qui accanto al muro non me la faceva piazzare.
che non la puoi mettere attaccata al muro. Ah, appunto, Giadi, no, non me la fa mettere, quindi mi sono dovuto spostare. No, Fede, va bene così. Allora, ci sta il cancello comunque, no? A dove trovi? Porta. Cos'è sta cosa? Porta scorrevole? No, non mi serve. Garage. Ma questa è piccola. Modifica lo stile, metti bianco. Che cosa? A me piace il fatto che è nero. Ma che funziona? Ok. Che gioco sto portando, Christian? Questo si chiama House Flipper, un gioco dove ristrutturi le case, diciamo. Allora, e fai tavolo con le sedie e metti anche un falò. Io non so se c'è il falò in sto gioco. Metti la recinzione bianca. Non vi piace nera? Cambia stile. Bianca, 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 neve, sette. Legno pitturato. E allora questo però facciamo ebano. Copia stile. Ok, non c'è un falò, penso proprio di no. Un pilastro, quale pilastro? Dove? Che cosa deve sorreggere sto pilastro? Allora, vendi, questo non mi serve, pulsanti vecchi, vecchi, vecchi. Roba brutta e vecchia. Devi fare il giardino, non è obbligatorio fare il giardino, però se lo vuoi fare, lo fai ovviamente, no? Dentro è finita, ancora dentro, altro che è finita. Dentro ancora c'è di che divertirsi. Ancora dentro, l'unica cosa che si salva è sto muretto qua. Poi per il resto è tutto da buttare proprio. Allora, le porte, metti che mi entrano i ladri, no? Che fa, non ce le metto? No, vabbè, prima della porta. Ma magari se mi pitturo la casa esternamente. No, vabbè, i mattoni restano mattoni, caspita. Però sto legno pare vecchio, non si può fare qualcosa per migliorare questo legno? Bisogna pitturarlo. E di che colore lo facciamo? Bianco? Grigio? E il legno quello di sicuro da pitturare. Bianco? Bianco, dite proprio bianco, bianco, bianco? E allora pigliamo bianco. No, no, meno male per un pelo. Non ci ho mai giocato, Fede. Grigio ha un effetto migliore? Dici? Grigio, grigio, ma grigio mi pare più nero che... Vabbè, vediamo. Proviamo allora a fare questo. Ma perché non mi fa fare sto pilastro, scusa? Sto pilastro non me lo fa toccare. Ma? Ma non ho capito. Ma che è sta roba? Ma me lo fa toccare. Ciao Alex! Piastrelle, fuori! Questo è proprio grigio. La differenza è poca, eh? È diciamo un bianco un pochino più scuro.
alla fine. Ciao Gianni, buonasera. La puoi cambiare con lo strumento per vendere? Me sa. Beh, effettivamente devo fare anche questo. No, perché devo mettere i pannelli? Ah, perché tu dici che pitturando non è più legno? Ah, tu dici pitturando non è più legno. Non ci avevo pensato, perché io pensavo, partendo dal fatto che è legno, diventa legno più chiaro. Quindi per mantenerlo legno bisogna prendere proprio i pannelli di legno. Pannelli lucidati, sì. Quello lo so già. Perché allora se bisogna fare... E allora bisogna mettere questo. Perché questo effettivamente è legno. Insomma, dopo aver cambiato per 3 volte il colore, e qui non mo fa fa. Strano, ma vero. Ma non me lo fa cambiare. Oh, e che famo? Ma? Ma non me lo fa cambiare. Gioco pompieri? No, per ora non lo so. Al massimo per ora sto a fare quello della polizia. Non è, perché non è tanto grigio questo, Giadi? È un po' più sul bianco, però non è così forte. Sì, ma qua mi resta il problema che... E questo... Ah, me lo fai spostare? Guarda che cosa mi tocca fa. Ok. Sono le 23, caspita. No, stacco mo. Qual è le 21? Qual è una? No, già mi sento stanco. Sono le 23, sì, no, mo stacco. Tanto questa casa ce la facciamo. Poi, vabbè, ci abbiamo 2 case da fare ancora. Beh, di sicuro il lavoro a noi non manca. Modifica stile, ma sinceramente, guarda, non ne ho la più pallida idea. Copia stile, cambia stile forse. Ah, forse da qua. Boh, vallo a trovammo quello. Ah, forse se gli faccio proprio copia stile, magari. No. Ma sbaglio qualcosa? Copia stile. No, non me lo fa copiare. Boh. Mi sa che qua bisogna fare cambia stile. Ma mo vallo a trovare. Che è bianco? Non lo so. Vallo a trovare mo proprio quello. Non c'è. Forse è questo, no? Forse è questo. Questo sarà. Che caspita è? Castagna. Castagno. Castagno tinto. Mi sa che bisogna fare questo.
Eh? Non ho capito, Simone. Non ti piace? Boh, non è facile soddisfare i gusti di tutti. Vabbè, possiamo sempre cambiarlo dopo, eh. Per ora è giusto per avere un po' l'idea, un po' com'è. Sicuramente è meglio di prima, che era proprio bruttissimo. Va bene, raga, sono le 23, mo io me la stacco. Mi sbrigo un altro paio di cose prima di andare a dormire. Ok, va bene, tanto il lavoro è infinito, ce ne vorrà di tempo. Allora, non lo so, vediamo, posso fare un raid. Notte pazzo, grazie che sei stato qui per tutta la live praticamente. Ti avrei fatto il raid, ma siccome sei qua, non te la posso fare. Sei qua, pazzo, non ti posso fare il raid. Allora. Ah, hai suggerito giusto, Simone. Ah, ok, a posto. Vediamo un po', non lo so se c'è qualcuno a cui fare il raid. Beh, sì, direi che c'è. Va bene. Allora, ragazzi, che vi devo dire? Che una serata insieme ce la siamo passata. Io vi ringrazio della compagnia, grazie della pazienza, per il fatto, insomma, che è difficile capire un po' cosa scegliere per soddisfare tutti, va. Quindi, ragazzi, grazie della compagnia, grazie di tutto. E ma funziona sto raid? E ci becchiamo, non lo so, non ci ho capito niente. Vabbè, vi saluto, raga. Buona.